Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, il format del programma consiste in una gara tra coppie di conoscenti, famosi e no, che si sfidano lungo un percorso attraversante più nazioni per raggiungere una determinata meta in un viaggio a tappe di alcuni giorni. Ogni concorrente ha a disposizione una dotazione minima contenuta in uno zaino e un euro al giorno in valuta locale con cui dovrà soddisfare i suoi bisogni primari. Le coppie non possono utilizzare il denaro per pagare i mezzi di trasporto, anche se possono farsi pagare il biglietto di un mezzo pubblico da parte degli abitanti della zona. Grave lutto per il conduttore Costantino della Gherardesca. Ha perso la madre. Colpito dalla morte della donna anche Barù, nipote di della Gherardesca che attualmente è impegnato nella casa del grande fratello VIP. Nella mattinata di domenica 6 febbraio, tra le mura della dimora di Cinecittà, si è compreso che l'uomo aveva subito la perdita della nonna, ma non era chiaro se si trattasse della madre di Costantino. Nel tardo pomeriggio è stato tolto ogni dubbio dallo stesso conduttore, il quale, attraverso un lungo e toccante post pubblicato sui suoi profili social, ha reso noto del decesso della figura materna. Era più simpatica e solare di me, ha aggiunto. Non a caso aveva moltissimi amici che la amavano e contavano sul suo sorriso, la sua forza e la sua contagiosa gioia di vivere. Rischio di offendere le sue amiche se non scrivo che era innanzitutto una donna libera. Anche in anni in cui la società italiana era fortemente discriminatoria verso le donne, per le sue amiche era anche una sorella, per i suoi amici era anche un compagno di avventure pari grado e per i suoi figli era anche un supporto, immancabilmente presente e spesso un'amica forte ma di larghe vedute, anche per i suoi nipoti, che come mi amava follemente, oltre ad essere una nonna era anche una maestra di vita.